Diciamo che ha lasciato poco spazio qui il nostro Berlino, perché si muove tra il sociologico, il politico, l'economico, ma anche il teologico qua e là. Quindi adesso io ho poco varco per potermi introdurre, salvo che fa riferimento a come è nata questa vicenda e a dire due cose che secondo me sono due buone ragioni per chi come voi si impegna nell'ambito della pastorale sociale per dare a questa iniziativa man forte. Comincio da dove è nata questa vicenda. È nata, è stato anticipato dall'esperienza del terremoto, che non è una fatalità. Il terremoto non rivela la natura matrigna della realtà, ma è, come sappiamo, spesso l'esito di un delicato e irrisolto rapporto tra uomo e ambiente. E al netto del fatto che la situazione di un centro storico così a lungo sedimentato come è il centro Italia, l'Appennino, cosa ben diversa dalla realtà del Giappone, è un dato inconfutabile che da noi in Italia ancora purtroppo accade, e è accaduto neanche 3 anni fa, che di fronte a scosse di terremoto ci siano state centinaia di morti, laddove per scosse ben più possenti in altri contesti del mondo non c'è neanche un morto. Perciò la forma più intelligente e responsabile per affrontare un'emergenza come quella del terremoto non è di filosofeggiare intorno a questo dramma e direi neanche di teologizzare intorno a questa vicenda, anche se evidentemente un dramma suscita sempre domande radicali, ma di fare come già ai tempi del celebre terremoto di Lisbona qualche considerazione che può apparire fuori contesto, perché all'epoca parve fuori contesto, e che però invece richiama all'attenzione di tutti questo rapporto, perché a Matrice e più in generale Centro Italia dice di un problema tra l'uomo e l'ambiente. Perciò quando Pedrini è venuto in spirito di solidarietà da queste parti, ho pensato che questo dovesse essere un percorso che accompagnasse questa lunga transizione che va sotto il nome di ricostruzione e che al momento è più sotto, diciamo così, il novero delle intenzioni che delle pratiche realizzazioni. Ma perché questo possa cambiare, non c'è bisogno solo di imprecare contro la macchina dello Stato, c'è bisogno anche di far lievitare idee e di far crescere una sensibilità attorno a questo tema che ha avuto nella vicenda del terremoto un epilogo drammatico, ma che riguarda più in generale la condizione attuale del nostro mondo. E vengo allora alle due ragioni per cui, a mio parere, sarebbe importante che voi deste spazio a questa dimensione. La prima è più ad uso interno, perché io credo che la dimensione sociale non sia un elemento giustapposto a quella teologica o religiosa, ma ne sia, per così dire, una sorta di controprova sperimentale. Troppo spesso ancora ai nostri giorni si sente gente che ritiene che la Chiesa finirebbe per entrare in un circuito troppo orizzontale quando si interessa di queste dinamiche. Troppo spesso ancora oggi succede, io ho insegnato in seminario per anni etica sociale, che i futuri presbiteri siano persone per lo più disattente rispetto a questa dinamica, mentre invece siano molto più attenti ad altre considerazioni. Perché? Dietro c'è sempre questa percezione che ciò che è sociale non sia rilevante per la stessa esperienza della fede. Io credo invece che se il mondo moderno ha significato la morte del padre, e non solo in chiave psicologica, ma in chiave spirituale, per aver in qualche modo azzerato la percezione di Dio nella vicenda terrestre, direi che anche la madre non se n'è passata più bene, perché la madre terra in epoca moderna ha riscontrato quelle che sono diventate delle vere e proprie emergenze. E probabilmente la connessione non è del tutto casuale, perché effettivamente
la caduta della percezione di Dio ha fatto perdere quell'incanto del mistero che era la condizione necessaria per avere un atteggiamento di rispetto verso il creato. Quando svanisce il creatore, in qualche modo viene anche meno il senso del mistero. E in un mondo disincantato, noi abbiamo più facilmente avuto l'esperienza di essere dentro una sorta di circuito diabolico, fatto semplicemente di ricerca dell'utile e del profitto che ha prodotto i disastri che conosciamo. Ora, io credo che sia importante che invece, come credenti, ridiamo spazio a questa dimensione, perché, come diceva acutamente più di qualche anno fa il teologo Walter Kasper, un mondo senza Dio è semplicemente la risultante di un Dio senza mondo. Quando cioè diamo a Dio un'esperienza completamente avulsa da quella che è la sua prima manifestazione, che è appunto la creazione, rischiamo di introdurci in una esperienza che fa torto a Dio, che è il creatore. E questo lo dico perché noi dobbiamo onestamente riconoscere che anche nella teologia cristiana, in epoca moderna, abbiamo subito, senza accorgercene, una pericolosa amputazione di tutto ciò che ha a che fare con il mondo della natura, del creato, per non parlare del mondo animale e vegetale. E siamo stati, nostro malgrado, a rimorchio di un antropocentrismo che è diventato qualcosa di assolutamente farneticante, laddove abbiamo perso quella percezione che Stefano Mancuso l'altro giorno al forum diceva. L'85% di ciò che è vivente è il mondo vegetale, lo 0,3% è il mondo animale, comprendendo per animale, nella sua spiegazione, gli animali, propriamente detto, gli uomini, lo 0,3% versus l'85%. Allora io ritengo che noi dobbiamo farci carico di questa dimensione, non come fosse qualche cosa di aggiuntivo, ma come qualcosa che invece è sostanziale, perché Dio lo si trova, non dico perché qui c'è un gesuita, in tutte le cose e perciò lo si trova anche in modo particolare in quella che è la prima forma di manifestazione del divino, che è la creazione. Noi dobbiamo riappropriarci perché sotto la pressione di un certo pensiero positivista, scientifico, abbiamo finito per presentare un Dio che è più l'effetto di un teorema che non invece di un'esperienza immersiva nella realtà. Perché quando, quest'anno è il secondo centenario dell'infinito del giovane favoloso, noi ci soffermiamo sulla poesia di Giacomo Leopardi, che pure viene presentato come un agnostico, non possiamo non sussultare rispetto alla profondità della sua poesia, che si lascia per l'appunto smuovere letteralmente da questo contatto con il creato. Quando l'uomo perde questo contatto, perde il senso della propria esperienza. Allora, la prima ragione è che oggi più che mai dobbiamo convincerci che la dimensione ecologica non è un tema fra gli altri, ma che il tema di Dio e della terra è un aspetto fondamentale della rivelazione cristiana. Secondo e ultimo motivo che merita di essere richiamato e che nasce dall'esperienza che ho fatto è che, a mio parere, la comunità può essere una esperienza concreta, dal basso, spontanea, leggera, che metta in contatto persone anche di orientamento e di sensibilità diverse a partire da questa esperienza della casa comune. Ciò giustifica perché io abbia potuto stare con Carlo Pedrini, che se l'avessi conosciuto qualche anno fa magari non ci saremmo incontrati, e trovi che pur da posizioni differenti possa esserci invece la possibilità di una proficua collaborazione. E credo che in questo nostro mondo dualista,
duale, on-off, sia molto importante riuscire a trovare dei punti di contatto con esperienze e sensibilità differenti sulla base di quello che invece è ciò su cui tutti posiamo i piedi. Perciò io reputo che questa esperienza, per la quale sono già nate una decina, almeno una quarantina di comunità in 20 diverse province, siamo ad appena un anno e mezzo dall'inizio, perché Carlin parla di 2 anni, in realtà abbiamo avviato il percorso a marzo del 2018, quindi siamo ad un anno abbondante. Io credo che sia la prova di un bisogno che è diffuso più di quanto immaginiamo e che può mettere le persone insieme attorno ad un tema che è veramente comune. Per quel che riguarda il tema della ecologia, ormai siamo tutti persuasi che non si tratti semplicemente del lobby di alcune persone che vedono in questo tema un aspetto, ma che si tratti ormai di ciò che deve essere necessariamente considerato se si vuole affrontare la questione della vita umana oggi. Anche chi volesse affrontare il tema della giustizia nel mondo, onestamente, non potrebbe prescindere dal tema della ecologia. E perciò quello che Paolo VI aveva, per così dire, intuito nella Populorum Progresso, adesso diventa ancora più esplicito in questa riflessione della Laudato Si, che, come ha detto bene Carlo Petrini, non è un manifesto verde e non è neanche un'opera generica di ideologia, ma è un'opera di etica sociale, proprio perché fa riferimento a una questione di cui offre le chiavi interpretative a partire anche dalla dimensione spirituale. Io sono convinto, e concludo, che quello che si è fatto, ripeto, a partire da un'esperienza drammatica come è stata e come è il terremoto, possa essere qualcosa in grado di risvegliare la sensibilità di tanti e di canalizzare tantissime energie, perché ci siamo resi conto anche sabato scorso, c'erano anche i ragazzi del progetto Poligono, che alcune delle comunità in fondo hanno intuito che dentro questo percorso della Laudato Si potessero ritrovarsi loro che avevano già in questi anni, per lo più in modo solitario, coltivato alcune sensibilità. La Laudato Si offre, per così dire, un quadro d'insieme che dà la forza di fare qualche cosa uniti, pur partendo da presupposti diversi. Ecco, a me sembrano due buone ragioni per dire che, ecco, voi che lavorate all'interno della pastorale sociale possiate farci un pensiero, perché mi pare un modo operativo, visto che poi le comunità sono sì luoghi di riflessione, ma vogliono essere anche luoghi di azione e vorrei dire anche di mobilitazione. E per quanto le comunità siano piccole, qui ribadisco quello che il Papa dice in modo speciale nell'enciclica Laudato Si, cioè che di fronte a questo problema ognuno può fare la differenza e quindi ciascuno può essere veramente quell'elemento in grado di apportare una modifica. Questo in un tempo di esonero dalle responsabilità, che è il clima che respiriamo, che nasce dalla percezione che di fronte a taluni fenomeni macro noi siamo piccoli e nulla possiamo, in realtà ci dà la possibilità di recuperare il protagonismo del singolo, non della serie 1 vale 1, non sto facendo qui la retorica grillina del voto, no, sto dicendo proprio che ciascuno di fronte a questi problemi macro può ritrovare la forza di fare la differenza. E questo perché esiste un legame strutturale tra la dimensione individuale e quella sociale che noi abbiamo talora perso e che invece è assolutamente fondato e che costituisce una delle ragioni di quella visione personalista che nasce nell'antropologia cristiana, che noi siamo chiamati a ritrovare. Ci sarebbero perciò tante altre ragioni, ma mi fermo qui perché dobbiamo per il momento fermarci.